Alessandro. Quando sei arrivato? Adesso. Sono venuto a trovare papà. Siediti. Ti offro un caffè? No, no, ti ringrazio. Volevo fargli una sorpresa, ma me l'ha fatta lui a me. Chi, scusa? Papà. Ero convinto di trovarlo a casa, ma Silvana mi ha detto che è andato ai cantieri. Alla faccia della convalescenza. Vabbè, lo sai com'è fatto, no? Lui usa il lavoro come medicina. Ce l'avessi io la sua capacità di rigenerarsi. Questa cosa di Claudio mi sta distruggendo. Ti capisco. Poi la cosa più insopportabile è che se ne sia andato così, senza dare una spiegazione. Sì, lo so. Comunque, più passano i giorni, più passa il tempo e più mi rendo conto che il motivo di questo suo comportamento può essere uno ed uno soltanto. Il motivo può essere solo questo, Serena. Anche perché tutto è cominciato da quando lui ha iniziato a venire a Napoli dai suoi. E tu pensi che in qualche modo lo abbiano condizionato? Sicuramente gli hanno messo pressione. Non so che dirti, non lo so. Guarda che io non sarei mai riuscito a trovare la forza di fare la scelta che ho fatto se Claudio non mi avesse spinto a dire a mio padre che sono gay. Lo so, me lo ricordo bene quel periodo. È stato molto difficile per te. Sì, è stato doloroso. Però per la prima volta nella mia vita io mi sono sentito libero. Libero di essere me stesso. Ed è per questo che ho deciso di andare a parlare con i genitori di Claudio. Sandro, dici sul serio? Ti rendi conto che sono 2 anni che stiamo insieme? Cioè, è assurdo che loro ancora non sappiano nulla. Ma di questa cosa io e te ne abbiamo già parlato. Tu conosci le sue motivazioni. E non glielo puoi fare adesso che suo padre sta male. Sì, lo so, lo so. Ma se lui continua a nascondersi, la situazione diventerà insostenibile. Io voglio solo farmi conoscere. Fargli capire che lo amo, che voglio stargli vicino. E forse finalmente accetteranno il fatto di avere un figlio gay. No, io credo che dovresti prendere un po' di tempo in più per riflettere. L'ho già fatto. E ho capito che è inutile continuare a ragionarci sopra. Ok, Sandro, senti. Io credo che tu faresti uno sbaglio a forzarlo. Ah, sì? E allora lui? Non ha sbagliato quando mi ha praticamente costretto a dire tutta la verità a mio padre? Aspetta, sono 2 cose completamente diverse. Spingere qualcuno a fare coming out è una cosa. E parlare del suo orientamento sessuale a sua insaputa è un'altra. Tu non hai il diritto di fare questo a Claudio. Gli distruggeresti la vita. Proprio adesso che suo padre sta male e che la sua famiglia ha bisogno di lui. Sandro. Lo so che è tardi, scusami. Che non ce la faccio ad affrontare mio padre. Posso rimanere un attimo qui con voi? Certo. Grazie. Avrei dovuto darti retta. Hai parlato con il genitore di Claudio? Claudio sta con una ragazza. Sandro, io... Sì, lo so, non ci sono parole. Mi ha anche detto che l'hanno visti per il quartiere, felici e contenti. Ma magari sono solo amici. Non penso proprio, mi ha detto che l'ha visto raggiante. Secondo lei è innamorato, ma ti rendi conto? Ciao. Sandro. Che succede? Ascolta, Sandro, tu in questo momento sei sconvolto, hai tutti i motivi per esserlo.
Però magari cerca di capire prima che cos'è che vi ha portato ad avere questa crisi. E poi, Sandro, in fondo, un tradimento è un tradimento, non cambia nulla se si tratta di un uomo o di una donna. Cambia moltissimo. Così è come se mi avesse tradito due volte. Tutti quei bei discorsi sull'essere se stessi, sul liberarsi, erano tutte prese in giro. 2 anni di totali prese in giro. Aspetta, non puoi dirlo questo. E invece sì, altrimenti non starebbe con quella. E vuoi sapere qual è la cosa peggiore? È che io non posso riconquistarlo. Non posso competere con una donna. Sere, scusa, tu ultimamente Claudio l'hai frequentato molto, no? Non hai notato niente di strano? Non so, magari se frequentava in modo particolare una ragazza, magari una della compagnia, un'attrice. È lui. Pronto? Come cazzo ti sei permesso di andare a dire ai miei che sei mio fidanzato? Cioè, dopo quello che mi hai fatto ti metti anche a protestare? Claudio, tu stai con una donna! Hai capito? Con una donna! Le cose non sono così semplici, ok? Aspetta, mi stai chiedendo di essere comprensivo? No, ti sto chiedendo di essere più maturo, più adulto, Sandro. La prossima volta che c'è qualche dubbio, ne vieni a parlare con me, ok? Tu hai idea del casino come mi hai messo con i miei? Io voglio solo sapere chi è questa stronza che ti porti a letto. Dove cazzo l'hai conosciuta? Sandro, usa un'altra volta quel tono e riattacco. Io ho il diritto di sapere chi è. Sandro, ci siamo presi una pausa io e te, ok? Tu non hai nessun diritto. E comunque puoi metterti l'anima in pace perché non sto con nessuno.